Domando scusa, vi intralcio il passaggio. Mi devo soffrire. Vi prego, non intendevo fare alcun male. Vi prego. I pazzi sono morti. Tutti quanti. Devo ammetterlo. Non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno. Neanch'io. Ezio, ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno. L'onore è mio, signore. Cosa farai adesso, figliolo? Ci sono ancora altri che devo trovare. Stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia. No, la bella Venezia. Allora è lì che deve condurti il tuo viaggio. Prima che tu parta, ho qualcosa per te. Un dono. Questa cappa ti identifica come amico dei medici. Finché l'indossi, le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti. Bada però, essa non ti garantisce l'immunità dalla legge. Che la fortuna favorisca la tua lama. Farei bene anch'io a trovare un modo per restare in forma. Devo proprio andare, subito. Venite a vedere i miei filati! Penso che siete. Vedervi. Dammi una buona ragione per non schiaffarti in cella. Ecco, se lo facessi, mi ringrazieresti per averti dato del cibo e un... Sono una stupida. Dio del cielo, cosa sta facendo? Mi dispiace. Aprite le orecchie! Ho anche delle merci della forgia di mio fratello a prezzi molto interessanti. Non sarà pericoloso. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, messere, ma è partito. Una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti. L'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia. È una magnifica occasione. Molte grazie, amico. Dei maestri di pietra e legname intenzionati a partecipare devono presentare richiesta. Stavo giusto tornandomene a casa. Le migliori cure per il gregge di Dio. Cosa c'è per muoversi così? Le emorroidi? Fra vedere un'amica. Forse è in ritardo. La dama che lo attende sarà bellissima.
fa a passare di qui e non fermarsi a dormire? Amici, uso solo lana, seta e pelle di qualità. Ciò che creo dura una vita. Non dare retta a chi magnifica quel mediocre del Botticelli. Tra 10 anni sarà ormai dimenticato. Davvero un'ottima scelta, signore. Vile omicida! Stai indietro! Leonardo! Ezio? Che fortuna! Io... ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? E questo cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Ah, al diavolo! Non ce la faccio a trattenermi. Ezio, credo di aver scoperto come far volare un uomo. Avanti, su, guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Venezia, che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione, il ponte di Rialto, piazza San Marco, l'arsenale! Che accade? Non siamo soli.
Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti. Nasconditi, presto! Cercano di salire a bordo, falli cadere! Ezio, qualcuno è salito! Fa delle curve strette per far inclinare il carro! Attento a non rovesciare il carro sul lato! Leonardo, sono qui per me, non per te. Ti raggiungo più tardi. Ah, non sfuggirai stavolta. Hai qualche ultima parola? Prendetelo!
Romperà un osso quell'idiota. Ride bene chi ride urla. Ma che sta facendo? Scommetto che quello ci rimette l'osso del collo prima o poi. Thank you.
affascinante, ma perché non cammina e basta? Un altro saltimbanco acrobata. Che Dio. È suonato. Non mi pare sanno di me. Sta a vedere. I biforchi non sono ammessi quassù. Ti meriti di stare laggiù in mezzo alla feccia. I biforchi non sono ammessi quassù. Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi. Si teme che siano mercenari guasconi senza ingaggio. Prudenza! Portate del vino per facilitarvi il passo. Il Signore Dio non sarebbe di certo contento se lo lasciassimo in vita. Attenzione! Figlio della scena! Cos'è successo? Questo non è mica un campo di battaglia! Si trova qui, a Forlì! Grazie, tornate presto, messere. Cosa credi? Che la città sia tua? Dovreste essere cortesi. Saranno costose, ma queste meraviglie... Allora... Sardine, 10 a 2 saldi! Thank you.
Potrebbe essere lui. Eccolo! Non scapperà! Diavolo! Sta fuggendo! Lo vedo! Lasciatemi subito! Eccolo! Addosso! Ugh!
meglio. Là! Dovete prenderlo! Subito! Dove credi di andare? Sono con te, compare! Aggiratelo! Prendetelo alle spalle!
meglio.
sicuro è un tipo ardito. Che stolto. Ma cosa parla? Senza offesa, ma non credevo aveste il denaro. Che nessuno difenda questo lurido criminale! Non è un eroe! Uccide senza motivo! Solo il meglio per voi, amici miei! Siete fastidete! Vi ricordi lo serco di incredibili per voi, stimati clienti? Si faccia della nostra persona in
come se fossi te. L'assassino di Sorrento. Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dalla razza. Due soldi lì. Il signore Dio non sarebbe di certo contento se lo lasciassimo in vita. Attenzione! Il folle demoniaco toccherà raccogliere il suo cadavere. Avete sentito parlare? Si trova qui, a Forlì! Non conosce pietà e si pasce del terrore che instilla! La nostra città non può tollerare questa presenza nefasta, odiosa, fetida! Facciamo fronte comune per il bene di Forlì! L'assassino è stato avvistato! Forlì non ti assicura! Ma che vi prende? Vuoi davvero che estragga la spada? Prima allora. Cosa che vedrai. Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi. Si teme che per i mercenari guasconi senza del coraggio. Senza! Portate del vino per facilitarvi il passo! Avviso! A causa della penuria di uomini validi dovuta alla recente Che ho fatto? Oh, perdono. Me ne vado.
Ma guarda, proprio te cercavo. Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi! Si teme che siano mercenari guasconi senza ingaggio! Prudenza! Portate forse è in ritardo, la dama che lo attende sarà bellissima! Ma cosa fa? Attenzione! Membri della Pescia fresco di giornata! Ma che fate? Perché? No, guarda qui, non è giorno. Scusate, mio rosso, prima di domani. Giù, ora! Non puoi stare qui, vattene! Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi! L'idea è che siano mercenari di questo viaggio! Prudenza! Portate del vino per farvi stare in passo! Del cielo, cosa sta facendo? Ehi, corre un bel rischio quello. Offre 3 quattrini extra all'anno a chi decide di arruolarsi.
Sanguisughe appena pescate! Udite, a chi di nuovo la fratellanza della miseria, della flagellazione, della povertà di Montepoggiolo! A me sto ho molti accessori che vi donerebbero assai! È pazzo! Completamente! Però, che è bella! Là! Prendiamolo! No! Il vescovo garantisce una speciale difesa e il perdono, accompagnati da 100 giorni di indulgenza! Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi! Si teme che siano mercenari guasconi senza ingaggio, qualcuno ha questo passaggero! Portate del vino per facilitarvi il passo! Fermo! Udite, udite! Di nuovo la fratellanza della miseria, della flagellazione, della povertà di Montepoggiolo ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa! Non hanno versato a sua santità le decime annuali previste! Attenzione! Membri della confraternita di San Paolo! A causa dell'improvvida mala gestione di fondi, opera dell'ormai fu rettore, la festa annuale nella Sala Grande sarà annullata! Avviso! A causa della penuria di uomini validi dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre 3 quattrini extra all'anno a chi decide di arruolarsi! Udite, udite! Di nuovo la fratellanza della miseria, della flagellazione, della povertà di Montepoggiolo ha messo a repentaglio la propria anima, provocando lo sdegno del Papa! Non hanno versato a sua santità le annuali previste! Subito! Non dovresti stare qui! Giù! Eccolo! Laggiù! Annuncio di
sa, a chiunque fornirà informazioni utili sulla tua ubicazione delle... Maledizione, scendi! Eccolo, non scapperà! Anima, provocando lo sdegno del Papa! Non hanno versato a sua santità le decime annuali previste! Viaggiatori, state attenti! Scendi o sei... Eccolo! Bloccatelo! Eccolo là! Usare la violenza. Forse sono un po' disorganizzato, ma conosco bene... Ero già richiesto perdono a Dio, ragazzi. Le fai bene a scappare! Ti appenderemo al primo albero! Siamo con voi. Sull'attuale ubicazione del dito di Santa Chiara, recentemente rubato, il vescovo garantisce una speciale dispensa e il perdono, accompagnati da 100 giorni di indulgenza. Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi. Si teme che siano mercenari guasconi senza ingaggio. Prudenza! Portate del vino per facilitarvi il passo! Avviso! A causa della penuria di uomini validi dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre 3 quattrini extra all'anno a chi decide di arruolarsi. Annuncio di ricompensa! A chiunque fornirà informazioni utili sull'attuale ubicazione del dito di Santa Chiara, recentemente rubato, il vescovo garantisce una speciale dispensa e il perdono, accompagnati da 100 giorni di indulgenza. Attenzione, membri della confraternita di San Paolo! A causa degli improvvi da mala gestione, gli opere della compagna di protettore, la tavella è stata grande e sarà annullata. Avviso! A causa delle penurie di uomini validi, dovuta alla recente campagna
Lui voleva fermare il ciclo, rivelare il segreto. Cazzo, devo continuare a pensare nonostante i mal di testa. Trovato in Croazia. Trovato in Croazia. Avrebbero trovato nel suo laboratorio. Viaggiatori, state attenti! Al crocevia per Bologna sono stati avvistati dei banditi. Teme che siano mercenari guastoni senza ingaggio. Prudenza! Portate del vino per facilitarvi il passo. Cercate di tenerli occupati. Non. Avanti, signori, vi mostro...
sarà per la prossima. Accompagnati da 100 giorni di indulgenza. Storia parla di morte di... Avviso! A causa della penuria di uomini validi dovuta alla recente campagna militare e alla pestilenza, la fanteria offre 3 quattrini extra alla nostra. Là, là! Forse sognando. Ora laggiù, prendetelo! Forse bisogno di un medico. Che grazia! Che abilità! Che nessuno difenda questo lurido criminale! Non è un eroe! Uccide senza motivo, se non per il fatto che ci prova un gusto perverso! L'assassino è stato avvistato! Fornino! Non avrà vita lunga. Là. Il dolce destino vi ha riservato la sorte. Tutti amici, sentite che qualità è questa. Non puoi... Eccolo! Fermatela! Qui, a Forlì! Non conosce pietà e si pace del terrore che instilla!
La nostra città non può tollerare questa presenza nefasta. Venite a vedere i tesori della mia galleria. Fetida. Ti ama l'arte e scoprirà delle chicche. E lo stesso ti vuole spiare. Sarà qualcosa, un altro pazzo. E che prezzi per l'eccellente. Ho rimedi tradizionali e medicamenti giunti dall'Arabia. Che ne dici? Cosa diavolo vi ha preso? Basta, sono dalla vostra parte. Ha bevuto. Bene, fate strada. Che oh, deve cielo. Fare una fanciulla circondata da così tanti belli omazzoni? Questo vestito mi fa sembrare il sedere grosso. Venite per me. Come vi aspettate che ci riesca? Quando lo vedi, guarda, guarda, guarda.